Bene, adesso vediamo come si fa l'esperimento di Hebb. L'esperimento di Hebb serve per misurare la velocità del suono nell'aria. Qui è rappresentato lo schema, un altoparlante, un microfono. L'altoparlante emette onde armoniche, quindi onde sinusoidali, che sono rappresentate da questo andamento, ma in realtà sono onde longitudinali, quindi non trasversali, sono onde longitudinali nell'aria, di sovra e sottopressioni. Quindi questo andamento sinusoidale vuol dire che, per esempio, in questa zona dello spazio c'è una sovrappressione dove l'aria è più compatta, è più compressa. Qui in mezzo c'è una zona di sottopressione in corrispondenza di questo ventre, poi di nuovo una sovrappressione, una sottopressione e così via. Quindi è un'alternanza di fronti d'onda d'aria compressa e di zone d'aria rarefatta in mezzo. Questa è un'onda armonica generata da questo altoparlante, dove c'è dentro una membrana che vibra con una certa frequenza di modo armonico. Qua invece abbiamo un microfono che vibra la sua membrana interna perché riceve le onde, quindi questi fronti d'onda compressi e rarefatti che viaggiano verso di lui. Ora, la velocità di propagazione noi ci aspettiamo che sia intorno ai 340 metri al secondo. Questo disegno rappresenta il profilo globale, come scritto qua, cioè rappresenta una fotografia immaginaria, una fotografia istantanea, dove appunto si vedono i fronti d'onda congelati nello spazio mentre si stanno propagando verso destra. Ora, per avere questa situazione, quindi una lunghezza d'onda di alcuni centimetri, la lunghezza d'onda ricordiamo che è la distanza fra fronti d'onda d'aria compressa, quindi per avere una lunghezza d'onda di pochi centimetri è necessario impostare una frequenza di oscillazione di qualche migliaio di Hertz, circa 2-3 Hz. In questo modo la vibrazione è abbastanza rapida da produrre fronti d'onda abbastanza ravvicinati che si propagano. Ora, il microfono può essere messo in varie posizioni. Se il microfono viene per esempio posto in questa posizione qui, nel momento in cui l'altoparlante emette un fronte d'onda, questo sarebbe il fronte d'onda che emette l'altoparlante in questo istante, nello stesso momento il microfono riceve un altro fronte d'onda che era stato emesso in precedenza. Per esempio riceve questo fronte d'onda che era stato emesso tre fronti d'onda prima, quindi tre oscillazioni prima. Quindi la membrana dell'altoparlante sta schiacciando l'aria verso destra e contemporaneamente la membrana del microfono sta arretrando perché sta arrivando su di lei un fronte d'aria compressa. Quindi le due membrane si muovono in fase in questo modo. Un attimo dopo la membrana dell'altoparlante tornerà indietro per creare una zona d'aria rarefatta e nello stesso momento il microfono pure, la sua membrana tornerà un attimo indietro perché sarà investita da una zona d'aria rarefatta. Quindi il microfono e l'altoparlante vibrano in fase in questo modo, entrambi in fase. Questo quando succede? Succede quando la distanza che separa il microfono e l'altoparlante è esattamente un numero intero di lunghezze d'onda. In questo esempio 1, 2, 3 lunghezze d'onda. Quindi questa distanza, se è un multiplo intero di lunghezze d'onda, il microfono, la membrana del microfono oscilla in fase con quella dell'altoparlante. Se invece il microfono noi lo spostiamo, per esempio lo avviciniamo o lo allontaniamo, è indifferente, volendo potremmo anche spostare l'altoparlante, quello che conta è solo la distanza relativa tra i due apparecchi. Diciamo che spostiamo il microfono e lo mettiamo a metà strada, quindi lo facciamo arretrare, avanzare qui di mezza lunghezza d'onda, lo mettiamo qua. Allora, nel momento in cui l'altoparlante emette un fronte d'onda, quindi aria compressa, e la sua membrana si sta spostando verso destra, invece il microfono viene raggiunto da una zona d'aria rarefatta, quindi la membrana del microfono invece andrà verso sinistra, perché qui c'è l'aria rarefatta che sta arrivando, quindi il microfono è portato ad andare verso sinistra. Quindi il movimento del microfono e della membrana del microfono e dell'altoparlante in questo caso è un movimento di controfase, quindi uno si avvicina, l'altro si allontana. Quindi la controfase quando è che si ha? Quando la distanza fra l'altoparlante e il microfono è un numero intero di lunghezze d'onda più una metà, quindi un numero dispari volendo di mezze lunghezze d'onda. Comunque, un numero intero di lunghezze d'onda più una metà. La metà è quella che produce lo sfasamento.
Allora, l'esperimento di Hebb consiste in questo. Bisogna misurare, abbiamo detto, la velocità del suono in aria, che sappiamo si calcola con il prodotto lunghezza d'onda per frequenza. La frequenza di vibrazione dell'altoparlante ce la dice direttamente l'apparecchio, questo frequenzimetro qua. Quindi l'apparecchio che usiamo è il generatore di segnali, e in questo display ci dirà qual è la frequenza. E la lunghezza d'onda invece ce la calcoleremo in quest'altro modo. Sposteremo il microfono avanti, indietro, in varie posizioni. Per esempio cominceremo qua, quando il microfono è in fase, poi passeremo alla controfase, poi andremo in fase, poi in controfase, e riconosceremo che il microfono è in fase e in controfase guardando sullo schermo dell'oscilloscopio. Dopo vediamo meglio come. Comunque sarà lo schermo dell'oscilloscopio che ci dirà quando il microfono è in fase, qui per esempio, o in controfase, in fase o in controfase, fase, controfase e così via. Quindi noi avremo alla fine una serie di posizioni che annoteremo su questo foglio, e in cui riporteremo appunto la posizione di fase, controfase, fase, controfase. Annoteremo questa posizione, possiamo già tirare qui una linea, metteremo per esempio l'altoparlante qua, e avremo qui una serie di posizioni, fase, controfase, fase, controfase, fase, controfase, simile, una situazione simile a questa. E la distanza fra una fase, una controfase, una fase, una controfase, appunto, è mezza lunghezza d'onda, che una lunghezza d'onda è questa, la distanza fra due fronti d'onda, e invece fase e controfase sono distanziati di mezza lunghezza d'onda. Quindi noi, avendo fatto più misure di posizione, in questo caso per esempio abbiamo una, due, tre e mezzo lunghezze d'onda, una, due, tre e mezzo, misurando con una riga quanti centimetri corrisponde queste tre lunghezze d'onda e mezzo, una, due, tre e mezzo, possiamo stimare la mezza lunghezza d'onda o la lunghezza d'onda. Quindi possiamo stimare quanto è lunga la lunghezza d'onda. Ripetiamo come facciamo. Fasi e controfasi le abbiamo annotate prima spostando il microfono e riconoscendo quando il microfono è in fase e in controfase. Poi misuriamo con una riga, sappiamo quante lunghezze d'onda ci sono per esempio tra qui e qui, ce ne sono una, due, tre e mezzo, e sappiamo anche quanti centimetri sono, quindi con semplici calcoli troviamo la lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda la sostituiamo qui, la frequenza abbiamo detto prima che la leggiamo sul display dell'alimentatore, del generatore di segnali, e facendo il prodotto possiamo misurare la velocità che ci aspettiamo essere intorno a 340 metri al secondo.